Andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo di sviluppo con il progetto di area vasta che riguarda il territorio ionico. Sentiamo. Entro fine anno bisognerà realizzare i progetti di area vasta per usufruire dei finanziamenti. Nuova riunione a Palazzo di Città con i sindaci e i rappresentanti di tutti i comuni che rientrano nell'area vasta tarantina. All'inizio della seduta il sindaco Stefano aveva proposto di interrompere per qualche minuto per consentire di partecipare al corteo di Alta Marea, una proposta che non è stata accettata vista l'importanza della riunione di area vasta. Su proposta del sindaco di Mottola Quero poi è stato approvato un ordine del giorno straordinario con il quale si è espressa la massima solidarietà alla manifestazione contro l'inquinamento. I lavori poi sono iniziati, approvato all'unanimità il rendiconto consuntivo e rinviata l'approvazione del bilancio di previsione 2010, un rinvio che consentirà ai vari sindaci di apportare le modifiche necessarie a seconda delle esigenze del proprio comune per poi discuterne nuovamente nell'assemblea. Tre punti fondamentali, l'attuazione concreta dei progetti, c'è da rispettare la scadenza di fine anno. Dobbiamo concludere assolutamente entro quest'anno, quindi dobbiamo per forza presentare questi, realizzare certi programmi. Quindi siamo qui in dirittura d'arrivo, come vedi anche di sabato abbiamo dovuto utilizzare questo e mi fa molto piacere perché oggi la presenza di tutti i sindaci è stata puntuale e con grande passione.